Da quanto tempo, eh? War. War never changes. Wow, da quanto tempo? È tutto così diverso da Fallout 4. Eppure così meraviglioso. Questo stile di gioco mi è mancato tantissimo. Certo, Fallout 4 è bello, ma tutto questo ha un fascino che lascia perdere proprio. Ve lo ricordate lui? Il nostro Gioacchino Marella? Eh sì, è tornato. È tornato dopo essere finito nella trappola mortale di Saw. E vi chiederete, come cavolo ha fatto a entrarci? Da qui, trovando questa chiave. Ah, che bello Fallout. Quando una volta correre non era scontato, dovevi aggiungerlo con le mod. Ecco, appunto. E per usare le granate dovevi aggiungere anche lì una mod. Becca questa. Questo gioco l'avevamo talmente completato che è rimasto veramente nulla da fare, se non mostrarvi tutte quante le mie armi. Anche se in parte l'ho già fatto facendo il video di uccidere il legato con 50 armi diverse. Ma guardiamo, per amor di gioia, quali sono state le ultime armi che ci siamo portati dietro. Purtroppo su Fallout New Vegas non esiste una miniatura in 3D dell'arma, ma posso sempre mostrarvele. Abbiamo l'arma che ci ha dato Joshua Graham, il Light in the Darkness. E siamo appena morti perché mi ero scordato che effettivamente, grazie al Project Nevada, cadere era una disgrazia. Che bello che però avevi le armi sulla schiena di base e non tramite mod. O sulla cintola, va, che bella che è. Dicevamo, la pistola di Joshua Graham, l'Alien Blaster, un'arma molto classica effettivamente questa. L'All America, altra arma molto classica e molto bella. L'Annabelle, uno dei migliori lanciarazzi di tutto questo gioco. Lanciarazzi che direi di usare. Beh, è riuscito pure a schivare. No, scherzavo, siamo riusciti a prenderlo. Il Blood Knap, grandissima arma da taglio. Il CZ57 Avenger, uno dei minigun più belli che abbiano aggiunto. Il cannone a rotaia, detto anche Railgun. Non mi ricordo che mod avesse aggiunto quest'arma, forse il Project Nevada, ma è una delle più belle in assoluto che ci sono, quest'arma. E vorrei provarla su quello scorpione che sta vicino al cadavere del primo. E l'abbiamo appena disintegrato. Madonna mia, la velocità di quest'arma è impressionante. Il fucile da cecchino di Christine, il più bel fucile da cecchino che c'è in questo gioco, lo dico proprio a mani basse. Il Laer di Elijah, ottima arma d'energia. E sto scendendo giusto per combattere con qualcuno, perché se no non ha senso mostrarvele, basta. Wow, sono riuscito a prenderlo da questa distanza. Ci so ancora fare su New Vegas, vedo. Lester, il miglior lanciatestate nucleari di questo gioco in assoluto. E infatti, becca e porta a casa. Boom! Va, che esplosione. Madò, che casino che abbiamo fatto. Fido, l'evoluzione di K9000. Eccolo qui, la pistola cybercane, che usa le 44 Magnum, mentre il K9000 usa le 357 Magnum. Qual è la differenza? Alla fine della fiera nessuna. Sono tutte e due potentissime. Ecco qua. Visto? Cambia solo il tipo di proiettile. Il Fist of Northrall, arma che alla fine ho inserito anche in Fallout 4 perché, madonna mia, bellissima. Anche il modo in cui la ottieni è una roba incredibile. Devo trovare qualcuno. Che ricordi qui. Qui abbiamo trovato una spada incredibile. Il Sole Splendente abbiamo trovato qui. Una spada d'energia rossa come il sole incandescente. Sì, ma che palle, non c'è nessuno da uccidere oggi. Forse qualcuno l'abbiamo trovato, ehi là! Troppa velocità. Giusto, giusto. Il First of Northrow. Tu sarai la mia vittima oggi. Madonna mia, critico 100%. Ce n'è un altro là. Usiamo il fucile da cecchino. Ecco fatto.
Maledetti Powder Ganger. Il lanciafiamme, beh, effettivamente questo è un classico del mio arsenale. Ehi là, Powder, dove sei? Che carino, mi lancia la dinamite. Che caruccio che sei. Oh, guarda, c'è l'amichetto. Userò la nail gun per ucciderti allora. Madonna mia, un colpo solo, ma davvero? E io che volevo provare il lanciagranate dell'orso. Sai cosa? Li spawno io un po' di Powder Ganger. Eccoli qua, ciao! Tutti morti. Sì, oggi ho deciso che me la prenderò con loro. L'olo fucile, la mia arma d'energia preferita di sto cazzo di gioco. Ti ho beccato. No, sono io che tra poco becco te. Visto? Te l'avevo detto. La mano industriale, questa fa veramente male. Dai, vieni qui, forza. Madonna mia. Ti seguo solo stando fermo. Visto quanti danni? Non mi sono neanche mosso. Il jackpot, questo. Se non fa male quest'arma, non so cosa non lo faccia. E visto che il jackpot è abbastanza forte, direi di testarlo su delle creature abbastanza forti. Solo che sono già tutte morte. Bene. Vediamo se magari ne è rimasta qualcuna. No. Fatti fuori tutti. Vabbè, continuiamo coi powder allora. Come stiamo oggi, eh? Ho forse esagerato? Può essere. E stiamo per salire al livello 90, non ci credo. E allora facciamo a pugni con qualcuno. Ti ho trovato. No, sono io che ho trovato voi. Ne hai avuto abbastanza? Visto? Te l'ho detto che sono io che vi ho trovato. E sono io che vi ho spaccato la faccia. La Lucky, una pistola molto fortunata. Vieni qui. L'M73 Ichka, uno dei miei fucili a pompa preferiti. Vieni qua che ti faccio saltare il cervello. No, sta scivolando. Torna qui. Non andartene via. La motosega. Niente più, niente meno. Dai, vieni a fare compagnia ai tuoi amici. Forza. Dai, forza. Mamma mia, è volato, è volato. Eccolo che va. Certo che i dettagli sulla motosega sono impressionanti. Oh, baby. Ciao. Madonna mia, spezzato la spina dorsale. La Piu Piu, io la detesto come arma perché è una pistola del culo che fa solo due spari. Il problema è che è potentissima. Cioè, guardate, guardate se non ci credete. Ne ho fatti fuori quasi tutti sparando due colpi. Questo gli ho fatto un buco nel petto. E siamo saliti di livello. Wow. Tutte le statistiche già al 100. Beh, che dire. Cosa potrei prendere? Abbiamo talmente tanta roba tra cui scegliere, veramente. Beh, perché no? D'altronde abbiamo raggiunto il livello 90. Il tuo passato leggendario è dimenticato perché tutti ti credono morto. Va bene. E sì, allora, credetemi pure morto. Da messia del Moab a semplice mortale. Ed eccoci arrivati a una delle tre armi che abbiamo trovato all'area 51. La prima di queste tre armi è la Poseidon. What? Bellissima, cioè guarda i dettagli di quest'arma. Cioè, voglio dire, madonna mia, che smitragliata di colpi incredibile. La seconda è la What? Energy Rifle. Beccati questo. Madonna mia, ste armi qua erano veramente uno spettacolo. Ed infine la Particle Cannon. Questa delle tre secondo me era la più cattiva. Cioè, voglio dire, ma che casino che abbiamo fatto. Oh no, qualcuno è bruciato. Poi abbiamo la balestra pre-guerra. Questa non era tanto forte, ma a Zion era molto particolare avere un'arma simile. Aha, un cazzo. Dritto nel cuore. La Ranger Sequoia. Questa sì che è un'arma abbastanza difficile da ottenere. Se fai i passaggi sbagliati, diciamo che la perdi. Soprattutto è un'arma adeguata da usare contro i Powder Ganger. Ciao. Anche questo dritto nel cuore.
Non so perché sto puntando al cuore dei nemici oggi. Il Red Glare, madonna, questo lancia mini missili è una meraviglia. Cioè, contro armate di nemici simili, veramente ti liberi di tutti in pochissimi colpi. E poi c'è... wow! Il Remington, un altro fucile a pompa che io adoro, perché uccide veramente con pochissimi colpi, se non addirittura uno. È stato da infami colpirlo alla schiena. Nah, sono prigionieri. Il pugno di Saturnite super riscaldato. Ehi, ciao, ti va di fare a botte? Il minigun da spalla, Dio santo, questa sì che... quando l'ho vista per la prima volta quest'arma ho gridato al miracolo perché... cioè... ehi, prigionieri! Non ho neanche paura di usare le munizioni, sapete? Questa non è proprio una vera arma, diciamo che me la portavo dietro per quelle poche volte che capitava di trovare un punto in cui scavare. Però alla fine, voglio dire, alla fine il suo danno lo faceva. Per nascondere tutti questi cadaveri una pala serve. Lo Sprutlwood 9700. Quest'arma ce l'abbiamo anche su Fallout 4, solo che usa i nuclei di fusione e non i pacchi ad energia. Distrugge veramente ordate di nemici in pochissimi colpi, ma soprattutto distrugge anche Frank Corrigan. Il Survivalist Rifle, bellissima arma che trovi a Zion, bellissima ma soprattutto potente. Speravo di spaccargli la gambetta. Ecco, esattamente in questo modo. Che scherzo che fai, eh? Il Tesla Beaton Prototype. Uno pensa che i prototipi non siano potenti. Beh, non ha mai visto quest'arma allora. Non l'ha mai provata prima d'ora. Mamma mia. Non solo li stiamo disintegrando, li stiamo facendo volare via. Oddio, di questo non è rimasto nulla se non un occhio. Wow. Ah, ma tu vivo sei. Non so da dove sei uscito, però bravo. Sei riuscito a colpirmi. La spada delle mille verità. L'arma che diede il colpo finale a Frank Corrigan. Mi chiedo se potrei ucciderci un Deathclaw ora. Scopriamolo. Sì, direi di sì. Ma tu da dove sei uscito? Ma scusami, dove eri nascosto? Se stavi zitto neanche ti uccidevo. Vedi cosa succede? A fare rumore. Il Mitra di Vance. Questa è una delle prime armi che prendo ogni volta che inizio una nuova partita su New Vegas, perché è la più facile da prendere. Ah, ti ho azzoppato, E ora ti ho azzoppato del tutto. Ed infine, l'ultima arma è la YCS-186, il nostro Gauss Rifle più potente. Ciao! Vieni, vieni! Madonna mia, il dolore l'ho sentita nelle sue ossa. Poi, oltre a tutte queste armi, ci portavamo anche un po' di vestiti. Il nostro berretto da primo ricognitore, dato dal nostro miglior amico Boon. Il trioscillatore, che ci permette di rigenerare la salute, da Big Mountain. L'attrezzatura antisommossa d'Elite, questa viene da Lonesome Road. Gli spuntoni di Clint Eastwood, grazie signor Clint. Gli occhiali da mago, che ci aumentano il critico. Il rebreather, che ci permette di stare sott'acqua. E l'Urban Backpack. Poi tutte le nostre medicine che, a parte gli steampack, abbiamo usato veramente poco. E tutte le nostre munizioni. Ma queste erano solo le nostre armi che ci portavamo in giro. A casa ne abbiamo altre. E sapete cosa vi dico? Io non ho bisogno di un mantello dell'invisibilità per diventare invisibile. Mi basta schiacciare X. E a proposito di casa, questa era la nostra bellissima casa di Good Springs. Niente di troppo esoso, però Frank ci sta benissimo. Ehi là, big guy, come stai là sopra il soffitto? Non ho mai capito perché si è trasferito in questa casa. Avevamo un tavolo, un divano, un bel letto matrimoniale, il bagno e la cucina. Cosa chiedere di più d'altronde? Ah, le strade di Freeside. Che posto meraviglioso dove non vivere. Ehi! Sei quello che va in giro. Sì, sono io. Che cosa mi vuoi dare oggi? 15 tappi, oh, che gentile. Aspetta,
Non rimanere solo lì. Appaiono sicuramente dei nemici. Uno e due. Becca questo. Tutto bene? Ah, guarda quanti cadaveri. No, sul serio, guarda quanti cadaveri. No, ma davvero, quanti cadaveri. Ehi, Securitron, da quanto tempo che non ci vediamo? Ed eccoci infine sulla strip. Il posto che non mi vergogno di chiamare casa. E il Lucky 38, il luogo che mi sono conquistato con le mie sole mani. Mentre qui accanto abbiamo la macchina che ci vendeva tutte le mod per tutte le armi. Ed eccoli qua, i miei amici, la mia famiglia. Ulisse, da quanto tempo? Wow, che atteggiamenti freddi che avete con me. Anche tu, Eddie, da quanto tempo? Forse mi trattano così proprio perché non li vedo da tanto. Raul, ciao, dove sono tutti? La mia collezione di palle di neve. Eccoli qua, ciao. Con le texture che iniziano a sminchiarsi. Che gioia. Ma succede quando usi quasi 200 mod. Veronica, il mio pilota dell'Eva 02, ciao. Smetti ad importunare Joshua, per favore. E il mio migliore amico, ciao Boon, come va? Sai qual è la cosa bella rispetto a Fallout 4? È che quando ti avvicini a loro, non parlano, stanno zitti. Che meraviglia. Che meraviglia. Non dover sentire continuamente Piper che ti dice: a tutti serve una mano. E grazie al cazzo, Piper. Grazie al cazzo. Ehi, Lily, ciao. E il mio bel cagnolone. E sì, chi è il mio bel cagnolone, Rex? Sì che sei tu. Ah, manca solo Arcade, ma lui è in guerra ora. Joshua invece è qui con noi. E questi erano i depositi di tutti i miei vestiti, tutti i miei cappelli, o comunque gli elmetti, e tutte le mie armi. Qui avevamo tutte le armi di Lonesome Road, qui tutte le armi di Honest Heart, qua invece tutte le armi di Dead Money, qua dentro invece tutte le armi di Old World Blues, tra cui un terzo K9000, ed infine dentro queste due ceste tutte le mie armi normali, come potete vedere le Magnum, le 10 mm, le 9 mm, gli shotgun, mentre qui tutte le altre armi belle, tipo la Seriu, la K47, l'Alien Rifle, un altro cannone a rotaia, il Bozar, l'emettitore di microonde, l'Evil Saw. Madonna, l'Evil Saw. Il fucile Gobi, il Genesis, la katana, la mia arma preferita nel gioco base, e il Rhino. E non dimentichiamoci la Maria. Madonna, la Evil Saw. Quest'arma l'abbiamo ottenuta uccidendo tutti i nemici del dungeon. Solo che si sono sminchiate le texture. Sai che novità. Eccoci ormai agli sgoccioli di questo episodio. Prima di chiudere questo video, queste erano tutte le nostre statistiche. Tutti gli special al 10, tutte le abilità al 100, ed infine questi tutti i nostri perk, che se mi mettessi adesso a leggerveli tutti, questo video dura un'eternità. Però credetemi che molti di questi perk alla fine sono stati molto utili, davvero molto utili. E quindi, come per la prima volta, anche questo video ha raggiunto la sua fine. E qual è il modo migliore per concludere questa serie? Tactical nuke! Facendoci saltare in aria! Avete atteso a lungo, ma alla fine la vostra attesa è stata ripagata. Ebbene sì, oggi vi mostrerò tutte quante le mod presenti nella mia serie di Fallout New Vegas. Eccole qua, fatto! No, si scherza ovviamente. Tra le prime mod presenti ci sono ovviamente quelle atte alla stabilità del gioco. Poi abbiamo la M2E, un miglioramento per la Wii di gioco. Il Nevada Skies per togliere quell'effetto verdognolo presente in New Vegas e in Fallout 3. L'Interior Light Overall che migliora la luce all'interno degli edifici. E l'Electro City che migliora la luce all'esterno degli edifici, mettendo anche dei lampioni della luce. Fast New Game invece serviva per velocizzare il processo di inizio gioco saltando tutti i dialoghi con Doc Mitchell.
passive startup sostanzialmente ti fa iniziare il gioco senza tutte quante le schermate dei DLC avviati. Project Nevada, una delle più ampie mod di New Vegas, anche se effettivamente molto datata. Il replace per le animazioni delle armi, una cosetta aggiuntiva. NPC Can Miss, sostanzialmente è un miglioramento della IA di gioco, perché i cazzo di bot in quel gioco ti beccano 100% sicuro. Altra mod che ci permette di usare questa mod, una mod che quando ho visto ho voluto mettere in assoluto, ovvero l'area 51. La strip open è sostanzialmente una mod che ti permette di avere la strip totalmente aperta. Il loot menu è invece quella mod che metteva su Fallout New Vegas il looting di Fallout 4. Il no degradation, ovvero le armi non si distruggono mai. Eve, che è una mod di miglioramento degli effetti in gioco. Il VMX, che è una mod che aggiunge una marea di mod per tutte quante le armi. Il weapon mod menu, che era una mod che ti permetteva di aggiungere e togliere le mod dalle varie armi. Fallout New Vegas GTA Quest Complete, sostanzialmente una volta completate le missioni ti metteva il suono di GTA San Andreas. Fallout 3 Economy cambiava i prezzi delle armi e di tutti gli oggetti su Fallout New Vegas con quello di Fallout 3. NCR Rearmament sostituiva tutte quante le armature della RNC. Crossbow of the Wasteland metteva le balestre nel gioco. Caesar New Regime invece cambiava la legione sia nelle armature sia in tutto quello che era il loro attacco, diciamo. Mod che miglioravano le texture, mod che aggiungevano molti perk, mod che ci permetteva di tenere sia l'oscillatore sia i caschi nel gioco. Questa ci permetteva di invece riprendere le armi che lanciavamo. Questa era solo per semplificarsi la vita. Questa uguale. Questa aggiungeva i perk di Fallout 3. Anche questa per semplificarsi la vita. Era un mercante nella strip che vendeva tutti quanti i vestiti base del gioco. Questo vestito invece l'avevo messo se avessimo fatto il personaggio femminile, ma voi avete votato per il maschio e quindi non l'avete potuto vedere. Cross DLC ci permetteva invece di usare il trasportatore di Old World Blues per tutti quanti i DLC invece. La spada delle mille verità invece era un'arma che ho cercato totalmente a caso, mi è piaciuta, l'ho voluta inserire. Almost Perfect, anche questa, uno dei perk migliori di Fallout 3. Satellite World Map ci permetteva di avere una mappa molto più pulita, mentre questa ci permetteva di avere il Pip-Boy molto più pulito. Evangelion Equipment, non sto neanche a dirvi che cosa faceva. Populated Casino invece ci permetteva di avere più vita all'interno dei casinò. Decorated Bunker invece decorava molto di più il bunker della confraternita. La Serio era invece la spada ad energia che abbiamo trovato durante la serie, mentre questa invece aggiungeva delle spade molto più fantasy. Ed's Companion invece era una mod che ci permetteva di inserire molti più companion, tra cui anche Frank Horrigan. District 9 Alien Rifle invece era un'arma appunto del film District 9. Crashed Vertibird Interior invece era una mod che aggiungeva giusto giusto solo gli interni del Vertibird schiantato. Il Balisong invece sono i coltelli a farfalla. MD Trilogy Remastered, questa mod l'ho adorata, sostanzialmente aggiungeva 29 dungeon con annessi e boss fight. Questa non vi posso dire ovviamente che cosa fa. La Rhino invece è una delle armi che ho più amato in questo gioco perché era bellissima. Snow Globe Quest invece era solo per semplificarci la vita e trovare tutte quante le palle di neve per il gioco. Il Black Leather Armored Dust invece era un bel costume che sinceramente purtroppo non abbiamo utilizzato. Mentre il vestito di Clint Eastwood, quello sì che l'abbiamo usato. L'Elucidator invece era la spada di Sword Art Online. Anche questa, solo per semplificarci la vita e anche un po' per il meme. La Safe House Dead Money, anche quella, semplificarmi la vita, niente più. Il Blackjack Pack invece era una mod che aggiungeva un po' di vestiti molto particolari. La VMVM invece era una mod che ci permetteva di trovare tutte quante le mod per le armi tramite questi macchinari. Special Snow Globe invece ci permetteva, ogni volta che trovavamo la palla di neve, di ottenere un punto special. Dead Claw Launcher, anche questo per il meme. Steampunk Shotgun invece è appunto un'arma steampunk, io adoro quello stile.
Adam Reborn, anche questa era una mod che aggiungeva varie correzioni alle texture. Good Springs Player Home, anche questa per semplificarci la vita. Il KDS Wearable Backpack, ovviamente degli zaini che potevamo trovare all'interno del gioco, molto molto belli devo dire. Weapon of Millennia, madonna mia, questa mod è stupenda. Questa serviva solo per togliere il messaggio della bottiglietta del Volt 13 che ogni 5 minuti appariva. Unlimited Companion, non c'è bisogno che ve lo spiego. La Buzz Axe di Borderlands. Il Jackpot, il fucile ad antimateria più bello che abbia aggiunto. Un SMG tattico da 10 mm. L'update di Fallout 4 da 4 giga. L'animazione più veloce per il Pip-Boy. Una mod che ci permetteva di inserire tutte quante le armi che volevamo all'interno del casinò una volta arrivato a Sneak 90. Una mod che ci permetteva di andare anche oltre i 100 punti che il gioco ci imponeva. Altri perk. Una mod che ci permetteva invece di non prendere perk. Ulisse come companion. Un miglioramento per il combattimento. Joshua Graham come companion. Wasteland Flora e Terrain invece aggiungeva un po' di verde, un po' di natura per tutto quanto il Moab. Rider Power Armor, non c'è bisogno che vi spieghi. Fallout Soul invece è l'ultimo episodio che abbiamo fatto di questa serie. Quando ho visto questa mod sapevo già che questo sarebbe stato l'ultimo episodio, e infatti è stato così. Ma come avete potuto vedere ci sono delle mod in azzurro, ovvero che non ho mai installato alla fine, o alcune in grigio, che vuol dire che a una certa ho tolto, tra cui il second perk. Questa mod ci permetteva ogni volta che salivamo di livello di prendere due perk invece che uno, e con tutti i perk che avevamo effettivamente era un bel guadagno. Mentre le mod che non abbiamo mai installato ci sono Easy Pit come final boss, anche questa meme ma non l'ho mai inserita. Il Medical Nanobot, sostanzialmente era un collare che ci curava nel tempo, mi pareva troppo OP. Il Carosello era un altro fucile ad antimateria, ma ho preferito il Jackpot. Il Teddy Bear Launcher, anche questo meme. Il Brahim Launcher, uguale. Il Raven Launcher, identico. Il Mythclaw invece era una mod per un companion che era un Deathclaw, ma non l'ho mai inserita perché non ho mai trovato un modo intelligente di aggiungerlo alla storia. Autumn Arsenal, Gibson Secret Stash e Doc Mitchell Lost Key erano tre mod fatte dallo stesso autore che aggiungevano sostanzialmente una missione storia a ciascuno, ma anche lì non ho mai trovato un modo di inserirla nella serie. E infine Dean Domino come follower, al di fuori del DLC. Questa era carina, ma avevo già Joshua e Ulysses, mi sembrava troppo lui. E queste quindi erano tutte quante le mod che avete visto durante la serie. Certo, ne manca qualcuna come Kaz, il nostro companion Kazador, ma perché poi a una certa purtroppo mi aveva iniziato a dare problemi, ho deciso di toglierla. Quindi signori, vi ringrazio a tutti di aver seguito la serie di Fallout New Vegas moddato. Davvero, realizzare quella serie mi è piaciuto tantissimo e sono stato contento che sia piaciuta anche a voi. Grazie anche a chi ha aspettato questo episodio in cui mostravo tutte quante le mod. Ve l'avevo promesso che l'avrei fatta. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!